La vicenda dei danni subiti dagli studenti del Morvillo Falcone per l'attentato messo in piedi da Giovanni Vantaggiato apre una serie di polemiche. È di ieri l'annuncio da parte dell'assessore regionale Amati di voler provvedere a far arrivare degli aiuti economici alle ragazze rimaste ferite nell'esplosione, anche a quelle venute fuori dopo e che magari non sono state pubblicizzate dai mass media. A questo proposito il comune aveva detto che si sarebbe costituito parte civile e quindi dovrebbe non perdere altro tempo se intende farlo. Ma ciò che interessa maggiormente è capire come mai l'assessore Amati abbia aspettato tutto questo tempo per informarsi su quali erano coloro da dover supportare economicamente. Quando vi è un'esigenza la si affronta subito e non dopo mesi. Un altro aspetto di questa vicenda lascia perplessi, e cioè il fatto che, malgrado Vantaggiato sia reo confesso, a nessuno sia venuto in mente di chiedere il sequestro cautelativo dei suoi beni in modo da preservare gli eventuali aventi diritto da possibili alienazioni o sottrazioni improvvise di quei beni, che stando alle cronache sarebbero ingenti. I beni di Vantaggiato furono messi sotto sequestro al momento delle indagini, ma poi, come prevede la legge, sono stati dissequestrati una volta terminate le esigenze di indagine. Però nulla esclude che da parte di una qualsiasi delle parti aventi diritto si possa chiedere al giudice di predisporre un sequestro cautelativo in attesa dei riscontri della causa. Un incendio ha distrutto nella notte la struttura commerciale di Regal Casa a Francavilla Fontana. Si tratta del secondo rogo che ha interessato a distanza di pochi giorni la zona industriale di Francavilla. L'incendio di vaste dimensioni ha colpito il capannone Regal Casa, che si estende su un'area di circa 4.000 metri quadrati. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco di Brindisi, Taranto, Lecce e Bari, e le fiamme sono state domate dopo oltre 4 ore. Sul posto anche i tecnici dell'ARPA, che hanno eseguito rilievi per accertare il livello di inquinamento ambientale prodotto dal rogo, e i carabinieri della compagnia di Francavilla. Regna l'incertezza negli uffici dell'autorità portuale, dove il neonominato commissario Lolli non ha ancora preso interamente piede, probabilmente in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato sulla vicenda Ralambides, fissata per il 28 prossimo. Ancora una volta le scelte importanti di questa città passano attraverso una sentenza di un organismo giudiziario, con tutto ciò che questo consegue, e cioè una serie di problemi molto pesanti da risolvere. Il più eclatante di questi è sicuramente la guerra instaurata dal duo Ralambides del Nobile nei confronti di alcuni agenti marittimi raccomandatari e di un armatore in particolare. Si ricorderà la sentenza del TAR che inibiva l'ingresso a Brindisi di ben 3 navi di quell'armatore, poi annullata dallo stesso TAR che ha accettato il ricorso presentato, nel quale praticamente si diceva che un presidente illegittimamente nominato non può emettere alcun provvedimento che sia valido. Questo principio potrebbe sconvolgere l'intera architettura predisposta da Ralambides del Nobile in questo mezzo anno di attività. CGIL, CISL, UIL, FIA delle UGL della categoria trasporti denunciano la grave e insostenibile situazione che continua a persistere nei due cantieri Monteco di Brindisi, uno in via Enrico Fermi e l'altro in via Nobel. Tra i problemi più evidenti, la totale assenza della Monteco per la soluzione delle piccole problematiche personali come errori in busta paga, problemi di natura personale, richiesta ferie e cambio turni. I sindacati hanno inviato una nota al sindaco e al dottor Di Leverano per sollecitare un immediato intervento al fine di porre rimedio a questa situazione per migliorare il servizio e tutelare i dipendenti. In caso negativo, le organizzazioni sindacali si riservano di adottare iniziative a tutela dei lavoratori. È scaduta la proroga concessa ai vecchi abbonati per rinnovare la nuova sottoscrizione. Secondo quanto dichiarato dal vicepresidente Marino, non ci dovrebbe essere grossa disponibilità su quei posti non opzionati, perché quasi tutti avrebbero confermato la loro adesione. Tuttavia, per fare i conteggi definitivi, la società avrà bisogno di qualche giorno di tempo per analizzare le varie mail pervenute, redigere la nuova piantina e mettere a disposizione i posti rimasti per i nuovi sottoscrittori. Dalla società fanno sapere che ci sarà un comunicato ufficiale
speciale che sarà pubblicato sia sul sito che attraverso i mass media, con il quale si spiegheranno eventuali modalità per accedere alle sottoscrizioni. Intanto tra i tifosi c'è chi sostiene che ci siano stati aumenti importanti nel costo dell'abbonamento. In realtà non è così, perché molti non tengono conto del fatto che l'anno scorso nel prezzo degli abbonamenti erano escluse due partite che invece quest'anno sono conteggiate. Il calcolo va quindi fatto tra il costo sostenuto l'anno scorso, compreso le due partite Pro Brindisi, e quello di quest'anno. La differenza in più è appena dell'8%, ben poca cosa, tenendo conto che quest'anno si disputa la massima serie nazionale e quindi lo spettacolo che si preannuncia è sicuramente il top nazionale per questo sport. We'll be right back.